Davvero? Puoi dirlo, no? Ma certo, sto facendo wind, sì. Stai facendo Tu wind? che fai? Come stai? Io sono a casa, che mi stavo annoiando, ho detto, Massima, faccio una direttina. Io ero qua anche a me, ho detto, guardo una direttina, vedo che sei in diretta, dico, dai, su. Oh, grazie, per quella cosa che tu sai. Ma figurati, ma no, allora aspetta, ti posso dire una cosa. Tu mi hai mandato un messaggio stamattina, che però era molto lungo. Come lungo? Era lungo? Sì, perché mi hai mandato un po' di video, un po' di note vocali. No, t'ho mandato, erano tutte brevi E io, comunque, io lo vabbè, io so. comunque non ho ascoltato ancora il messaggio, ma ti ho già detto ok. Cioè, tu mi hai detto ok senza sentire quello che ti ho richiesto. No, allora, è una cosa che poi ti ho detto, siccome ti ho visto che suoni bene la chitarra quando fai bling, bling, sì, dai, hai fatto quella roba con chi? Io mi dimentico l'anzianità, il video che ho visto Con la Michelin. No, il video rock, Ah, quello con Salmo, quello con quello Salmo. con Salmo, ammazza fortissimo. Quindi, Beh, no, ma tu mi hai detto così a scatola chiusa, ma sai che ti ho chiesto? Che dobbiamo ho fare un video sentito. porno. Ah, un video porno. Sì, io e Beh, ma io ho il te. pene molto piccolo, quindi non posso. Vabbè, io non ti credere, che forse qualcosa in più. Mi fai morire. Una volta mi hai raccontato quella cosa quando eri piccolo, che un tuo zio mi conosceva, era un mio fan, non mi ricordo, mi hai detto una No, cosa però del quando io ero piccolo, genere. sotto il ponte di Bucinasco, che collega Bucinasco con Trezzano sul Naviglio, c'era il bar di un signore che sosteneva di essere tuo zio. Però la cosa che faceva ridere è che, cioè, io mi aspetto lo zio di Fiorello come una persona normale, e invece era un misto tra tuo zio e il tuo sosia. Come se tuo zio si vestisse e avesse il codino come se. Quindi era poco credibile, capito? Che tuo zio. Infatti non era mio zio, non avevo zio a Milano, io non Vabbè, avevo. tu in quel periodo lì eri un sex symbol comunque. Cioè, tu dici sempre: Beh, ai tempi sì, io lo cos'è racconto che sempre. dici? Ero come i Ferragnez e Belen. Sì, messi insieme. Cioè, guarda, ma sai quale fu la cosa strana? Cioè, la cosa fu che il successo mi arrivò dalla sera alla mattina. Cioè, fu una cosa improvvisa, per cui mi destabilizzò un po', no? Io mi ricordo una volta andai al cinema, fine primo tempo, a Milano, in galleria, si accese la luce, una ragazza era seduta vicino a me, si gira, mi vede e urla. E io lì rimasi e dissi, perché? Perché? Cosa ho Chiunque fatto? vedessi all'improvviso da sconosciuto andai a Urlavano. trovare mia madre aprì la porta, mi vide e mi fece e lì capii che avevo raggiunto il successo. Bellissimo. No, Senti, non ti disturbo, dai, ti sto ma che rompendo. mi disturba, mi fa piacere. Tra l'altro, ho visto che siamo già 23.000 solo con te sti numeri, Sì, ma sai che di beh. solito ne faccio quando sono con mia moglie, che vabbè, mia moglie tira più di un carro di buoi, facciamo tipo 80.000. Vabbè, ma stai con tua moglie in due, cioè In due. due come siete quello che siete, Durante la pandemia, con Bocelli, mi sembra, eh? Sì, l'ho abbiamo vista. fatto 150.000 persone, cioè che è un programma medio su Rai 2, fa No, 150.000 persone. su Rai 2 Fai di stapperebbero peggio. bottiglie di champagne. Cioè, scherzando, oh, ma scherzo. Senti, invece, l'ultima cosa ti lascio, che devo andare anche a girare. Dai. Vedendo il documentario, La serie o il la documentario? serie, scusa, la La serie, serie. ho scoperto che tua moglie aveva il mio diario. Aveva il tuo diario. Aveva il diario di Fiorello. Il Pensa a te. diario di Fiorello con la codina così. Non ti posso lasciare da solo con mia moglie, quindi questa No. No, no, ma è. me ormai sono innocuo. Ho appeso tutto al chiodo. Se tu vedi i miei chiodi, sono pieni di cose, tutte appese. Ma tu l'hai visto? No, devi vedere. Vai su, lo trovi su Twitter, l'ho postato stamattina. Intervista a Vasco Rossi fatta da Biggio. Ce l'ha presente Biggio? Biggio Certo. che lavora con me adesso. Grazie, tra l'altro, per la dritta che mi ha dato su Bagnato, eh. Bagnato, bravissimo, numero uno. Bagnato che lavorerà con me a Viva Rai 2, è bravissimo. Allora, Biggio ha intervistato Vasco, ha detto, sono qui per Fiorello e lui ha cominciato.
Perché Fiorello, mi ricordo quando eravamo la mattina a Riccione, i bomboloni, e facevamo, non si può dire. Ha detto non si può dire, tutti mi chiedono ma che facevate? E vabbè. Non il presepe, non il presepe. Ciao. No. Ciao Fede. Ciao. Saluta la Chiara. Te la saluto. Devi uscire tu o ti devo far uscire io? Come funziona? Mi raccomando, fammi quella robetta lì. Va bene, va bene. Ciao. Esci tu? Esco io. Aspetta. Dai. Ciao. Ciao. Ma che bello, guarda, da una diretta così cosa nasce, eh? Mi sono svegliato da mezz'ora, sì, più o meno, mi sono svegliato da poco, ho dormito stanotte. Ma che bello, abbiamo fatto una bella direttina. Dov'è Leo? I bimbi sono andati coi nonni, il weekend, cioè il sabato li lasciamo coi nonni. Poi tornano domani. Ripreso dalla puntata di X Factor, ma sì, ma secondo me ho appena visto un video dove parlo con Comi, con Mirko, e a un certo punto non so perché io mi agito tantissimo e faccio no! Però in realtà ci vogliamo bene. Sapete qual è la grande differenza che c'è al tavolo dei giudici quest'anno? È che io mi rendo conto di averlo fatto per tanti anni e di conseguenza non riesco neanche più a prendermela se mi commentano male un concorrente, cioè almeno se me la prendo, ma poi mi passa subito. Invece mi ero dimenticato che quando sei per la prima volta a quel tavolo lì, sei proprio preso anima e corpo, quindi sono io che sono un po' scollato da loro, secondo me. Però poi siamo super amici, ragazzi, eh. Cioè io a Mirko li voglio troppo bene, veramente un bravo ragazzo. Jacopo anche, che è quello che fa più lo stronzo con me, Jacopo, eh. È quello che fa più lo stronzo con me a quel tavolo. Però siamo sempre amici, cioè non è che possiamo litigare per X Factor, raga. A che punto è il tatuaggio? Ve lo faccio vedere. Due sedute dovrei finirlo. E va giù fino al sedere. Due sedutine dovrei finirlo. Che capelli ho, raga? Ho dei capelli orribili. Mamma che male, fa male. Fa male, ragazzi. Fa veramente male. Oh, sapete che forse esco con una nuova canzone? A breve. Perché ho fatto sta canzone che è una bomba e sarebbe perfetta per Sanremo, ma non ci posso andare quest'anno a Sanremo e non so neanche se avrei la testa per riaffrontare tutta quella cosa lì, cioè, anche perché ho perso i braccialetti dell'ansia, che ho persi, quindi non posso più far Sanremo. E sì, c'è questo pezzo che è fortissimo, ma è proprio una figata. Però vabbè, non so quando uscirà. Però a breve, secondo me. Aspettiamo il brano, grazie. Come mai non ci puoi andare? Perché presenta mia moglie, raga. Presenta mia moglie. Cioè, in realtà ci sono già state altre edizioni dove c'era la moglie di un cantante in gara. Però ovviamente c'è anche un po' il suo momento. Cioè, mi sembra giusto. Non lo so. Stacco, mi trovate a Sanremo. No. Piccola preview, ve la faccio sentire. Sì, dai. Tanto dormono tutti, posso farvela sentire. Cioè, mia moglie fa Pilates, quindi non mi può cazziare. Le persone che lavorano con me staranno dormendo. Ok.
pezzettino, ve la faccio sentire. Si chiama Crisi di Stato. Spero mi si accenda il PC. È un pezzo hyper pop. Credo la prima volta che si faccia una roba così in Italia. Ma che stupido figlio unico. Mi capisci, mi sa solo tu. Vado in panico, quasi subito. Meno male che non sono più. Aspettate, Le cose che ci siamo date in aprile. Nelle discariche o come le lattine. Mi chiedi come stai, cosa ti fa, devo parlarti, sai. Forse ho capito che sei tutto l'amore che ho. Io sono tu. È molto bella. Cancello la diretta, non dovevo farvela sentire. Ok? Cancello la diretta. Ciao amici. Ciao, mia mamma è arrabbiata.